Giuseppe, a te io chiederei subito la parola chiave integrazione, visto che abbiamo più volte parlato di questo progetto, no? Che tende a, come dire, a fare un po' da direttore d'orchestra del progetto. Sì, la parola integrazione, parto da questa parola importantissima, perché l'integrazione, noi parliamo di integrare in questo caso involucro impianto, il nostro lavoro è servire la filiera delle costruzioni, quindi integrare involucro impianto diventa imprescindibile. Vorrei aggiungere che il futuro emergente adesso chiede la gestione del processo di questa integrazione. Integrare, ci troviamo tra professionisti e imprenditori, riusciamo a colloquiare, ma ci vuole una figura, una nuova figura, che è il coordinatore di processo, che riesce a far ottimizzare tempi di costruzione, costi di cantiere, con massima soddisfazione per tutti gli attori, quindi dai professionisti e gli imprenditori, ma anche del cliente finale, che si vede restituita una qualità costruttiva veramente, oserei dire, inattesa. Ecco, rispetto per esempio alle piattaforme come BIM, alle piattaforme di gestione, una organizzazione mentale e pratica di questo genere che cosa propone? Diciamo che il BIM e altri strumenti diventano strumenti per il gestore di processo, per far sì che il gestore di processo possa fare il suo lavoro, quindi innanzitutto la preparazione di questa persona, che deve saperne di progettazione ma anche di cantieristica, e poi con il BIM a supporto riesce a gestire con altre fasi, in altri modi riesce a gestire la costruzione. Siamo ospiti di Klima House, Fisman è sempre presente da tempo qui a Klima House, tantissime persone che visitano il padiglione, tantissime novità. Come si fa a essere sempre aggiornati sulle novità? Le aziende propongono qui in fiera soluzioni che poi andranno sul mercato fra qualche mese, si è sempre in aggiornamento continuo. È interessante il fatto che la presenza è sempre massiccia, quindi vuol dire che la volontà del cambiamento, la volontà del nuovo c'è. Importante per tutti, ed è quella la bandiera che noi come ANCI, io faccio parte dell'ANCI di Verona, Associazione Nazionale dei Costruttori, in particolare della Commissione Tecnologia e Innovazione, dicevo, spingiamo sempre sia professionisti che imprenditori a formarsi tramite gli ordini collegi, a formarsi tramite questa piattaforma o altre situazioni, perché la formazione fa sì che io possa andare in fiera Bolzano o in altre fiere e ponderare bene quello che mi si sta proponendo. Diversamente, se non ho una preparazione di fondo, mi si fa un po' di confusione e non faccio magari una corretta valutazione su quello che mi si sta proponendo. Il convitato di pietra, il committente, l'utente finale, anche questo è informato ma non esperto. Ecco, su questo è vero, perché i professionisti ma anche gli imprenditori conoscono questo impasse. Quando parliamo con il committente, più delle volte nicchia, non è convinto, guarda il prezzo. In realtà noi stiamo facendo qualcosa come associazione dei costruttori e stiamo supportando le associazioni dei consumatori, che sono i nostri cugini, in realtà a loro proteggono i diritti del consumatore. Allora, far conoscere, cominciare a formare anche il cliente finale diventa fondamentale, e questo è un compito che diciamo noi abbiamo definito essere giusto per l'associazione dei consumatori. Informare la domanda. Grazie.